con oggi, diciamo, ci siamo lasciati alle spalle il periodo olimpico-paralimpico. Cosa rimane, cosa rimarrà? Secondo me sono state, ragazzi, dico sempre, le Olimpiadi una volta nella vita, per cui per noi, al di là di ogni speculazione, al di là di ogni elucubrazione e di tutta la malgestione da parte dello Stato brasiliano, comunque per noi è stata un'avventura, è stata una bella avventura che ci ha riempito di storie incredibili. Perché dietro ogni atleta non c'è solo una medaglia, ma c'è una vita di sforzi, una vita di dedicazione e delle storie umane veramente sorprendenti. Quindi apprendere queste storie è stato estremamente incentivante per ognuno di noi. Ancora di più le Paralimpiadi, perché c'è tutta una connessione diversa dietro le Paralimpiadi. A partire per esempio dalla cerimonia di apertura, che rispetto a quella delle Olimpiadi più intellettualizzata, più elaborata, questa è stata di una spontaneità, di un'allegria, cioè veramente contagiante. Per cui secondo me, appunto ripeto, al di là di ogni speculazione, al di là di ogni, è stato un periodo unico, un periodo sicuramente incentivante, che ci ha lasciato un'eredità di grandi storie e di grande incentivo. Per cui sono convinta che rimarrà nel cuore delle persone degli esempi da voler ripetere, da voler continuare. A livello concreto però, CONI insieme ad ActionAid sono arrivati qui a Rio non soltanto per fare sport, per parlare di sport, ma anche con un progetto che vi vede coinvolti. Allora, questo giustamente io pensavo prima agli altri, prima di pensare a noi stessi. In effetti noi personalmente, come associazione Il Sorriso dei Miei Bimbi, abbiamo avuto la fortuna di essere stati indicati dal CONI, che ha appoggiato in tutta Rio de Janeiro tre progetti, uno a Città di Dio e due qua nella favela Rossigna. Sinceramente lo ammetto e continuerò a dirlo, senza il CONI il progetto della Green House con Casa per Volontari e Serra, che abbiamo realizzato, senza il CONI non sarebbe esistito. Quindi grazie al CONI, per intercessione di ActionAid, ma il contatto è stato diretto col CONI, quindi chi vuole aiutarci continua ad aiutare noi, Il Sorriso dei Miei Bimbi. E sinceramente è stato, appunto, abbiamo in eredità un progetto che farà storia, anche perché è il primo esempio di architettura autosostenibile, un'architettura diversa che esula dagli schemi della favela, proprio perché qua si usa dire si è in favela quindi va bene tutto. Non è vero, cioè proprio perché siamo in favela secondo me abbiamo il dovere di dare agli abitanti il meglio di quello che possiamo. Quindi, come potrete probabilmente aver visto nella vostra visita, le nostre strutture sono tutte belle, sono tutte estremamente curate, sia per dare un imprinting italiano, perché sono tutti i fondi arrivano da donatori italiani, e sia perché per i nostri bimbi, per i nostri giovani, per le nostre equip vogliamo dare il meglio delle nostre possibilità. Quindi progetti belli. In particolare, cosa è stato realizzato e che opportunità offre alle persone che vivono nella favelas? Il progetto del CONI? Il progetto del CONI offre innanzitutto una casa per volontari dove dove abbiano una loro privacy, insomma. Mentre prima li sistemavamo in ostelli, adesso finalmente avranno anche loro, già che si sacrificano, comunque hanno deciso di dedicare il loro tempo, la loro gioventù a noi, almeno hanno una sistemazione decisamente più decorosa. E in più, stando là, automaticamente controllano e amministrano questo nuovo progetto, che è un progetto di botanica. In realtà sono 3 anni che i bambini della nostra scuola materna fanno corso di botanica per imparare una migliore alimentazione, perché purtroppo dovuto proprio a mancata educazione, l'alimentazione in favela è pessima, è basata soprattutto su molti contenuti proteici e poca vitamina e soprattutto un'abbondanza di zuccheri. C'è un indice spaventoso di diabete genetico e ci sono comunque fisici debilitati, che quindi offrono meno difese alla lebbra
e alla tubercolosi. Quindi per combattere questo ci vuole una migliore alimentazione e noi abbiamo determinato di creare questo processo educativo che da una serra ti permette di capire da dove vengono cibi più sani e quindi desiderare per te stesso un'alimentazione sana, quindi un corpo più sano che offra più difese verso queste malattie molto endemiche. Parlavamo di giovani che provengono dall'Italia, che poi arrivano qui e si integrano in un ambiente che mette a frutto però anche l'esperienza locale. Cosa porta un giovane qui, ma anche cosa porta a casa, cioè con cosa riparte? Beh, presumo che la domanda vada fatta soprattutto a loro. Io posso dire che come li vedo arrivare e dato che mio marito e io abbiamo scelto, cioè insieme a parte dell'equipe, comunque abbiamo scelto questo tipo di vita, che comunque non è una vita facile. Io non so che aspettative abbiano questi ragazzi quando vengono, ma è bellissimo avere il privilegio di osservarli, quindi di vederli arrivare magari carichi di qualche cosa che poi riversano nei nostri progetti e dentro i quali comunque avranno uno scambio non soltanto culturale, ma uno scambio affettivo, uno scambio di emozioni, uno scambio di entusiasmi. E quindi è da queste miscelane di culture e di affetti che si abbattono le barriere culturali e le barriere sociali. Sinceramente vedo una gioventù splendida, che riceve la mia più grande ammirazione. Chapeau.